Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Scusate questa voce nasale, ma sono veramente molto molto raffreddata. Solo che è una settimana che sono conciata così, anzi adesso va molto meglio, quindi vi lascio immaginare. Ho pensato che appunto, nonostante avessi questa voce, avrei potuto girare magari qualche video perché poi sarò molto molto impegnata e ci tenevo a parlare con voi di alcune cose, farvi vedere un po' di cosine. Ho già girato due tutorial per voi. Il prossimo video sarà appunto un tutorial e sarà un anello. Ve lo dico già in anteprima. Il materiale è una base per anelli di queste qua. Perché non dovevo parlare di questo nel video. Comunque, sarà una base per anelli come questa, delle mini duo e delle rocaie 11.0. Vabbè, così magari vedete se avete il materiale. Comunque, nel video di oggi, come avrete visto dal titolo, io voglio parlarvi di un po' di perline nuove che sono uscite in quest'ultimo periodo. Sapete che mi piace sperimentare subito con le nuove uscite, quindi cerco di accaparrarmele in tutti i modi. In tutti i modi, appena escono, magari comprandole all'estero, eccetera, perché non sempre diventano immediatamente disponibili in tutto il mondo. Alcune escono in anteprima negli Stati Uniti, alcune invece in Europa. Quindi vi parlerò un po' di entrambe. Oggi, in effetti, voglio parlarvi di, vediamo quante sono: 1, 2, 3, 4 tipi di perline differenti, anzi, 5 in realtà, poi vi spiegherò perché, poi vedrete perché. Di nuove perline che sono uscite recentemente, insomma, sul mercato. Parto dalle ultimissime e vi farò vedere anche quella, cosa ci ho creato. Non con tutte, ho creato qualcosa, ma con alcune sì. In anteprima, in anteprima, in anteprima, le ultimissime uscite sono queste, che si chiamano Minos e Arcos. E sono queste perline qui. Adesso zoomo, ve le faccio vedere più da vicino e vi spiego. Allora, sono queste perline qui, si chiamano Minos e Arcos e le ha create, il design è di una creativa francese che si chiama Puka ed è molto brava e vi consiglio di cercarla su Facebook, ha una pagina Facebook, Puka, è la stessa che ha creato i Cheops, i triangoli, quelli forati a due fori sempre, e ha fatto appunto il design di queste perline qui. Sono uscite in anteprima, diciamo così, in Europa, in Francia, ci sono stati i primi negozi che da circa una settimana, forse due, forse, le stanno vendendo e io le ho acquistate proprio in uno di questi negozi. Vi faccio vedere intanto il biglietto da visita del negozio dove le ho acquistate, che è questo. Carinissima la titolare, tra l'altro è un negozio nuovo, so, la titolare mi ha scritto anche a mano un ringraziamento e il sito è questo, www.pearldecrystal.com, è un negozio nuovo appunto che ha materiale specifico e aveva queste perline, erano in due o tre negozi francesi ad averle quando le ho prese io. Ora le potete trovare da Pears & Co, le sta prendendo la Simona Astrid del sito BizMine, quindi sito in Italia, le potete trovare tra pochissimo. Se appunto vi interessa, cercate sempre su Facebook il gruppo Facebook BizMine oppure cercate Simona Astrid, che è la titolare, per chiedere informazioni. Insomma, queste sono le perline. Vi faccio vedere queste due colorazioni e si chiamano, come vi avevo appunto accennato, Minos e Arcos, perché vengono vendute non per forza insieme, però sono nate per essere lavorate assieme. Le Arcos sono queste perline qui che hanno questa forma un po' a boccuccia che ride e come starete vedendo nel dettaglio hanno ben tre fori, quindi tre fori dovrebbero avere una dimensione che è di scusate, ho proprio messa male, un centimetro immagino, mi sembra di ricordare, uno per quattro. Non vorrei dirvi una cavolata. 10x4, qualcosa di simile. Dovrebbe essere 10x4 comunque. E invece queste qui sono le Minos, che sono come delle rulla piccoline, molto più piccoline, e con un solo foro. E queste perline possono essere combinate insieme, ovviamente lavorate per conto loro, per creare delle cose veramente spettacolari. Almeno io devo dire che tra tutte le perline che vi mostrerò oggi, queste sono quelle che mi sono piaciute di più.
Il prezzo non è propriamente basso, questo già ve lo dico. Preparatevi, insomma, a un prezzo che non è proprio bassissimo. E ho visto che nei vari siti vengono vendute in genere le Arcos a 10 grammi al sacchetto, mentre le Minos a 5 grammi. Questa colorazione si chiama Pastel Light Brown Cocoa e devo dire che è molto carina, proprio così come la vedete. Sembra un po' un argento che tende al bronzo. No, ma neanche un argento scuro, un peltro, toh. Eh sì, un peltro, tipo una lega di quelle, così molto carina. E questo invece, vabbè, è un semplicissimo jet. Non sono usciti tantissimi colori, mi sembra che siano 18. E ovviamente trovate sempre abbinate le Minos e le Arcos come colorazioni. Questo è un semplice jet. E sì, forse un altro. Oh, vedrete altri colori nelle creazioni che vi mostrerò, cioè altri colori, due o tre colori. Magari vi faccio vedere qua, siccome mi ha mandato anche questa è l'omaggio con l'ordine che ho fatto da quel negozio francese. Mi ha mandato un piccolo campioncino sempre di Minos e Arcos di questa colorazione che è molto bella e che prenderò io la prossima volta. E si chiama Metallic Matte Purple. Ed è fatta così, è un bel viola, violetto metallico, non particolarmente scuro. Non vuole metterlo a fuoco, ecco. E sì, devo dire che mi sono piaciute un sacco. Magari vi faccio vedere che cosa ho combinato con queste perline. Questo è il primo che vi voglio mostrare. Ed è un bracciale. È un bracciale che veramente io sono stata strafelice del risultato perché sembra, non sembra neanche un bracciale fatto con le perline. Adesso provo a zoomarvelo. Sembra, boh, cioè danno veramente una resa. Vedete, ci sono le Arcos argento in questo caso e le Minos argento, questa colorazione argento. E ho usato anche le jet. Devo dire che sì. Insomma, il risultato a me piace. Poi ho usato dei Rose Monté e abbinati a questo bracciale. Poi vabbè, io ho piazzato la solita chiusura calamita che mi piace tanto utilizzare, la trovo pratica insomma, questo qui è il bracciale. E mi piace molto il contrasto del rosso dei cristalli centrali con l'argento e il nero della lavorazione. Fatemi sapere se vi piace. In abbinata con questo, che si chiama bracciale Margherita, eh sì, ogni tanto bisogna autocelebrarsi. Io mi autocelebro il mio nome alle mie creazioni. Sono idiota, dai, sapete che scherzo. Io ho fatto in abbinamento questi orecchini qua. Ecco, sempre con gli stessi colori, utilizzando sempre le Minos e le Arcos e delle perle allungate. E questi sono gli orecchini Margherita, quello, e quell'altro era il bracciale Margherita, insomma, vi faccio vedere insieme. Ecco qua. Gli orecchini non sono proprio giganti. Sono abbastanza piccini, è così. Probabilmente, forse magari farò anche un ciondolo. Poi, sempre con le Minos e le Arcos, io finora le ho sempre usate insieme, non le ho mai usate separatamente. Ho fatto un altro paio di orecchini che sono questi, li ho chiamati Medea. E sono questi orecchini qua. Mi piacciono i colori che ho usato perché ho usato queste Minos e Arcos bronzo scuro, scusate, sì, dovrebbe essere dark bronze e delle Super Duo matte metallic e poi ho usato questi Bicono che sono molto carini, secondo me sono i Caribbean Opal. Ecco. E questi sono appunto gli orecchini che ho creato a forma di rombetto. E poi ho creato, non ce l'ho qua, la vado a prendere, arrivo subito. Allora, ho creato questo girocollo che ho chiamato Sveva. Anche qua ho utilizzato due colorazioni di Minos e Arcos. Vediamo se
Se ho il nome sotto mano delle perline. Vabbè, le argento sono le argent, vengono chiamate così. E l'altro colore, stavo cercando se ho qua la bustina finita per dirvi il nome, ma mi sa che non ce l'ho. E non ve lo posso dire. Comunque non ne hanno fatti tanti di colore, di colori. Non le trovo. Non trovo il colore. Mi spiace. Non so dove ho messo la bustina. Comunque. Mi si è spostato tutto, perfetto. Aiuto! Aiuto la precarietà! Ho fatto appunto questo girocollo che si chiama Sveva. Ho utilizzato dei cristalli Bicono, delle rocaille e appunto due colorazioni di queste perline Minos e Arcos. Cioè il risultato di queste perline veramente mi piace da morire. Cerco di farvi vedere un po' da vicino la lavorazione. E vestono veramente, veramente bene. Cioè, sono le mie preferite, lo avrete capito, insomma, da come ve le sto descrivendo. Veniamo poi a vedere un altro tipo di perlina che era da un po' che aspettavo, perché mentre le Minos e Arcos sono uscite in anteprima in Europa, negli Stati Uniti infatti non sono ancora arrivate, e ho delle clienti americane che vogliono fare appunto le creazioni che vi ho fatto vedere prima, perché ho gli schemi su Etsy. Hanno già comprato gli schemi, aspettano che arrivino le perline e sono impazienti, perché veramente sono belle in effetti, non posso dare torto. E invece alcune sono uscite in anteprima negli States, quindi è stato un po' più difficile averle, bisognava aspettare tempi lunghi, che insomma che riuscissero ad arrivare anche qua da noi. E sto parlando delle Diamond Duo, che sono queste perline qua, ve ne faccio vedere due colorazioni. Io queste qua le ho prese da Simona Astrid appunto dal sito BeadsMine. E ho preso queste qui, sono delle perline 5x8 come dimensioni, vengono vendute in confezioni da 5 grammi, questa è doppia perché ne ho prese due confezioni, quindi ce ne sono 10 grammi in questa bustina e sono fatte così, praticamente a forma di rombo, sono sempre a due fori. Questa è una colorazione che si chiama Mykonos Blue. E appunto sono fatte in questo modo. Io non appena le ho viste ho cominciato a stressare Simona. Dai, cercale, cercale. E niente, le sono arrivate, le ho prese. E ho già fatto qualcosa anche con queste. Vi faccio vedere un'altra colorazione, questa qua, che ad esempio è sbagliata. Cioè, è sbagliata perché io ho inserito le perline nella bustina sbagliata, perché ne ho prese di più di quel colore per farci la creazione che poi vi farò vedere. Queste sono le Silver. Silver, Old Silver, non mi ricordo giusto, comunque è un argento un po' scuro, non è lucidissimo. E vedete, sono fatte proprio a forma di diamantino. Davanti si può intuire che hanno anche questa sorta di disegno un po' a diamante, cioè a diamante, come un campo da rugby, praticamente. Sto dicendo una cacchiata, non è vero? Non c'entra niente il campo da rugby. Insomma, hanno questa forma di rombo con una croce in mezzo, un po' aggettante. Vabbè, tagliamo la testa al toro. Sono così come le vedete, hanno due fori. Anche queste sono molto carine da lavorare. Ci sto facendo diversi progetti che ho fermi un po' lì in cantiere per una serie di motivi, ma che vedrete presto. Tipo questo, vi faccio vedere un pezzetto. Sono idiota, sì, sono idiota, me lo dico da sola. Vi faccio vedere che cosa ho creato momentaneamente. Questo paio di orecchini qua, che alcune mi hanno detto sembrano degli aquiloni, in effetti è vero. Quasi quasi li volevo chiamare così, invece no, non li ho chiamati così. Si chiamano Sioux. Sioux, eccoli qua. Mi ricordano un po', insomma, così dei monili degli indiani d'America. Ho fatto poi, no, non ho fatto più niente, però ho un altro tipo di perline che vi voglio mostrare, e
e che non ho ancora avuto modo di utilizzare, e sono le Tango. Tango. Perline Tango da 6 mm e sono fatte così. Sempre di triangoli parliamo, è un triangolo rettangolo però. Un triangolo rettangolo a due fori. Non le ho ancora provate, vedremo se mi sentirò ispirata, insomma, prossimamente. E niente, queste erano un po' delle perline nuove che vi volevo mostrare. Come vi dicevo, le potete trovare tutte, sicuramente da Pears & Co ormai le hanno tutte. E la maggior parte, e tra poco proprio tutte, da Simona Astri di Beats Mine. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto se le avete usate, come vi siete trovate, se vi piacerebbe, non so, se vi piacerebbero dei tutorial con questo tipo di perline. E niente, vi do appuntamento al prossimo video, che sarà appunto il tutorial di un anello. Ciao!